Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Un caro saluto a tutti da Don Giovanni Vaccaro. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è una spiegazione che Gesù offre della parabola della zizzania nel campo, la parabola che la liturgia proponeva sabato scorso. E mi colpiva prima di tutto questa annotazione spaziale. Gesù, per spiegare la parabola, entra in casa con i suoi discepoli. Diverse volte ritroviamo questa precisazione nel Vangelo. Quando Gesù vuole spiegare ai discepoli, quando vuole entrare in profondità, si ritira in disparte, va in casa, la casa che ci richiama un'esperienza di intimità. E credo che sia davvero così. Se vogliamo capire veramente il Vangelo, ma se vogliamo capire veramente la vita, le nostre relazioni, non possiamo prescindere dall'esperienza dell'intimità. E allora è importante chiedere questo dono di poter fare un'esperienza autentica di intimità con il Signore. E nella sua spiegazione Gesù decodifica in qualche modo sette simboli, un settenario, sette elementi della parabola, tra i quali al centro risalta, mi pare, una contrapposizione, la contrapposizione tra quel seme buono che sono i figli del regno e quella zizzania che sono i figli del maligno. Entrambi sono seminati nel grande campo che è il mondo. E qui subito mi sembrava importante fare attenzione a non rinchiuderci dentro campi ristretti, a non rinchiuderci nei nostri piccoli orticelli, gli orticelli ecclesiali, i piccoli campi dei nostri gruppetti, dei nostri campanili. Il campo che può accogliere il seme buono, ci dice Gesù, è davvero tutto il mondo, un campo che supera la ristrettezza di ogni nostro confine. E l'ampiezza di questo campo che occupa il mondo intero la ritroviamo però tutta anche dentro il nostro cuore, dove Gesù ci dice appunto che ci sono due linee di generazione: la linea dei figli del regno, una linea generatrice di bene, di vita, e la linea dei figli del maligno, generatrice di male, di morte. Ogni nostro pensiero, ogni scelta può collocarsi nell'una o nell'altra di queste due direttrici. Ma se nel riconoscere questa contrapposizione il nostro istinto è quello di fare subito chiarezza, di fare subito piazza pulita, il Signore ci stupisce e attraverso questa parabola ci rivolge un grande invito alla pazienza. Ci dice: non fatevi prendere dall'ansia di estirpare il male dal mondo. Imparate ad accettare
e a non essere giudicanti con quella ambiguità che abita prima di tutto dentro ciascuno di noi. Abbiate pazienza con quella zizzania che inevitabilmente si mischierà al seme buono della vostra vita, ma soprattutto non fatevi prendere dalla presunzione di poter estirpare il male dalla vita degli altri. Verrà il tempo del giudizio, la mietitura, per noi e per tutti. Giudizio che è richiamo alla realtà della morte, che è richiamo alla fine dei tempi, ma Dio tante volte inaugura tempi di mietitura nella nostra vita. È tempo del giudizio ogni crisi, ogni passaggio, ogni momento in cui siamo chiamati al discernimento, a prendere decisioni, a fare cambiamenti. Teniamo allora un cuore docile e aperto perché sia il Signore con i suoi angeli a compiere la delicata operazione della mietitura, a realizzare in noi quel giudizio che può accadere soltanto nel tempo opportuno, nei tempi e momenti che soltanto il Padre conosce. Impariamo l'arte della pazienza. Non preoccupiamoci troppo, non facciamoci distrarre dalla zizzania, occupiamoci piuttosto di custodire e far crescere il buon seme che il Figlio dell'uomo ha seminato con abbondanza nella vita di ciascuno di noi. Grazie dell'ascolto e arrivederci a domani.